see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsi snopassaules. Dinja camben. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo 5, benvenuti a Voce dal Mondo. Oggi con me in studio ho Marta Quinteros, la mediatrice interculturale argentina, vicepresidente della nostra associazione e Spazio Mediazione Intercultura. Ciao Marta! Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Cristina. Marta, tu sei venuta qua giustamente per raccontare la nostra partecipazione al convegno Musei e Migranti, gli strumenti per l'incontro avvenuto nel Museo Egizio di Torino l'ultimo lunedì. È stato un interessante convegno, organizzato nella mattinata con una tavola rotonda che aveva diversi relatori come antropologi, psicologi, rappresentanti delle istituzioni anche e alcune testimonianze. Quali sono state le tue impressioni in generale del convegno, della sua organizzazione? Allora, il convegno è stato certamente interessantissimo. Anche la metodologia didattica del museo mi è piaciuto tantissimo perché si sono affrontati argomenti su mettere un po' in discussione questa visione che si ha dei migranti come un'invasione, come che tutti i migranti che abitiamo nel territorio da anni siamo adesso tutti insieme confrontati con i profughi, con i richiedenti asilo e come un posto culturale come può essere un museo se può aprire una finestra per lavorare in ambito museale di un modo diverso, dove la integrazione di tutta la popolazione, di tutta la cittadinanza, può essere un luogo attivo di confronto culturale. E infatti il museo, quindi non solo come quello luogo di ricerca, conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio, ma anche come un luogo di dialogo tra culture. Esatto. In questo dialogo è stato anche molto sottolineato la importanza che sia davvero un dialogo, ossia un scambio bilaterale, che tanto la cultura ospitante, ossia gli approdo, possa dare al migrante, no? Qualcosa, ma il migrante anche scambiando le sue esperienze e anche la sua cultura. In questo senso, Marta, c'è stato molto detto da tanti relatori la questione che i migranti non devono più essere visto solo come un oggetto, no? Oggetto di studio, oggetto oppure solo destinatari, ma anche soggetti, attori di queste iniziative. Sì, secondo me questa è l'ottica più interessante di questo convegno di ieri, perché dal momento in cui la figura migrante, quindi tra virgolette oggetto, lascia quel posto di oggetto e diviene soggetto, può partecipare e questa nuova ideologia, questa nuova filosofia di vedere al migrante come un soggetto attivo anche della propria cultura stabilisce le basi per un dialogo vero e proprio interculturale. No che la cittadinanza autoctona dice che cosa sarebbe opportuno fare o non fare con tutta la buona fede del mondo, ma per approcciarsi ai migranti bisogna dialogare e ascoltare e come da questa ottica si può proporre le basi per una coprogettazione insieme in luoghi di cultura come può essere un museo, come un museo può in un certo modo lasciare quel aspetto di chiusura, di che rimane in sé, per aprire alla comunità e anche alla comunità migrante che possono interagire in modo molto positivamente come parte di questa integrazione. Infatti vedere la migrazione oppure i soggetti non migranti come questi portatori di questo capitale sociale anche, no? In questo caso è interessante anche Marta vedere tante persone importanti, abbiamo visto lì anche il sindaco di Torino, il direttore proprio del Museo Egizio e anche altre personalità del mondo museale che si interrogano sui bisogni dei migranti.
Sì, effettivamente, però un aspetto che vorrei anche sottolineare è che ieri, in questo importantissimo evento, dove c'erano delle persone che hai appena nominato, il sindaco di Torino, il direttore, c'era anche un mediatore interculturale, che secondo me è lì che parte la chiave di lettura, perché se noi non ci confrontiamo e se non ascoltiamo le persone che provengono da cultura diversa, è difficile creare un cammino, diciamo, insieme. Sì, è stato molto interessante, molto profondo anche, era una testimonianza che ha sollevato giustamente questa questione, il quanto i migranti e le persone che partecipano già alla cittadinanza possono contribuire, no? Invece che siano solo cittadini autoctoni a interrogarsi a riguardo ai bisogni, che siano proprio i migranti a riferirli. Esatto, perché lui ha raccontato anche come parte della sua testimonianza questo fatto molto importante dove per prima volta la sua associazione Mosaico di Torino, che occupa fondamentalmente dei rifugiati, hanno avuto un spazio a Bruxelles dove loro rappresentano una commissione, una comitiva, dove se vuole parlare di politiche per i rifugiati, prima di tutto ascoltiamo a un rifugiato che è inserito felicemente nella comunità. Bene, Marta, cosa oggi ci proponi come musica? Perché porti oggi una musica origine argentina. Io proporrei un gruppo musicale che io amo, che è Gotan Project. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de todo. Bentornati a Voce del Mondo, sono in studio con Marta Quinters, mediatrice interculturale argentina, vicepresidente della nostra associazione Spazio Mediazione e Intercultura. Marta, parlavamo giustamente di questo convegno Musei Migranti che abbiamo partecipato lunedì al Museo Egizio di Torino. Erano tante le testimonianze, c'erano tanti relatori e sono state proposte da moderatrice alcune domande. Una in speciale vorrei rifare a te.
che soprattutto ha parlato di questo, la psicologa specializzata in etnica psichiatria, e quindi la propongo molto a te perché hai anche una formazione in psicologia. Secondo te, Marta, qual è lo shock culturale più diffuso per un migrante che viene accolto in Italia? Questa domanda mi è piaciuta tantissimo come punto di riflessione, perché a dire il vero di questo non c'è una risposta. Noi non possiamo fare un vademecum o una linea guida del shock culturale, perché evidentemente lo shock culturale dipende dalla tipologia migratoria e da dove uno arriva, dell'appartenenza culturale a cui uno giustamente appartiene. Nel senso, non possiamo creare una linea guida e dire lo shock culturale di un migrante è numerare. No, assolutamente. Lei ha fatto sì prendere consapevolezza a tutte le persone presenti nel museo che evidentemente lo shock culturale lo abbiamo vissuto tutti, e ogni migrante ha il suo shock. Perché? Perché quando uno emigra, tanto sia volontariamente come involontariamente, quindi si trova costretto a emigrare, idealizza in qualche modo che il punto di arrivo, cioè arrivare in Italia, la cultura italiana e tutto quello che ci aspetta, sarà sempre meglio da dove noi partiamo. Però che succede? L'illusione che uno ha della realtà, finché non si vive, non si sa qual sarà effettivamente questo denominato shock. E io, appartenendo a una cultura, possiamo dire, abbastanza simile alla cultura italiana, perché l'Argentina, che è un popolo di emigrazione, anzitutto di emigrazione italiana, non avrei mai immaginato che lo shock culturale mio sarebbe stato quello che è stato, perché la prima cosa che succede a ognuno di noi che in un certo momento della vita abbiamo emigrato è la ricostruzione identitaria, cioè il proprio punto di riferimento cade e dobbiamo ricostruire nostra identità. E questo è molto importante, che le persone sappiano che questo processo accade a ognuno di noi, ma considerando che la nostra identità non è che si perde nel cammino. Noi abbiamo delle caratteristiche identitarie che si mettono in discussione, che si mettono in gioco, e pian piano si comincia a ricostruire con tutto quello che si trova di nuovo, in questo caso qua, in questa cultura, e si cominciano a ricomporre i pezzi della nostra identità. Quindi certamente che nessuno di noi è lo stesso dal momento in cui è partito. Noi, mi riferisco a tutta la categoria migranti, indifferentemente del fatto che sia di uno o di un altro posto, però ognuno, quel pezzo identitario che trova e che comincia a ricostruire, è diverso a seconda della propria cultura, ovviamente. Sì, sicuramente. Potrei dire anche che, ad esempio, nel mio caso, io sono figlia di un italiano e ho sempre stato in contatto diretto con la cultura italiana, anche se ho vissuto in Brasile da quando sono nata, fin 10 anni fa, no? Ma il mio shock culturale è stato anche di più un shock sociale, ad esempio, perché riguardo alla mia cultura è cambiato molto a idea che vedevo della percezione dei migranti, molto diversa di come vediamo noi i migranti in Brasile, no? Assolutamente, anche in Argentina. Si trattando ovviamente anche di migranti magari europei, in Brasile i migranti è visto anche come una risorsa, una importante risorsa, no? E quindi io, che vivevo in Brasile essendo figlia di italiani, ossia frutto di una diversità, no, culturale, ma questo era un punto di forza, era una risorsa in più, mi mandavano proprio fiera di questo. Ma non solo io, vedevo dagli altri anche, no, questa percezione di valore e ricchezza. Invece, appena arrivata qui, anche metà italiana, non ho percepito che la mia altra parte veniva riconosciuta. Sì, sì, effettivamente anche a me è successo così. In Argentina noi vediamo la migrazione come un'assoluta risorsa e come un assoluto valore positivo. Certamente che sempre io parlo di questo quando noi facciamo questi laboratori di intercultura alla scuola, che io sono convinta che questo processo arriverà in Italia, è solo che noi abbiamo il processo migratorio compiuto, noi possiamo di tanti anni vedere la migrazione di 100 anni a questa parte, per dire un numero. Io mi auguro che anche qua in Italia tra 100 anni si vedrà la migrazione come una grandissima risorsa e come un processo compiuto naturalmente, come che è parte della natura umana e accade in ogni parte del mondo, che gli esseri umani si spostano, migrano e dove radicano poi vengano considerate come delle risorse per il territorio.
Bene, Marta, al di là di quello lasciamo due punti, che c'è stato anche un World Café che ha portato tanti suggerimenti, tante idee, tanti spunti. Dimmi qual è stata la cosa che dei tavoli che hai partecipato ha lasciato. Sì, la cosa secondo me più interessante di questo è non rimanere sulla teoria, cominciare a fare percorso di coprocettazione per passare dalla teoria e dell'analisi della situazione teorica alla pratica quotidiana, che cosa possiamo fare per integrare a tutta la comunità italiani e anche la popolazione migrante. Una delle frasi citate da una delle partecipanti è stata: niente per noi senza di noi. Esatto. Quindi l'importanza della coprogettazione e coinvolgendo migrati, cittadini migrati che sono presenti nel territorio. Vi salutiamo ringraziando per l'ascolto. Voce dal Mondo torna la prossima settimana. Vi lasciamo con la musica Le Vannes Portera. Trajectoire de la course à l'instantané, le vélo, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais.
see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voč din lume. Balsis no pasaules. Dinja kamben. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mila. Abbiamo trasmesso Voci dal mondo, una trasmissione curata da Spazio Mediazione e Intercultura, l'associazione dei mediatori interculturali di Cuneo, che ha sede in via Carlo Barbero 6 e risponde al 377-428-0224.